Buon sabato e buon pranzo da Marco Ruta, amiche e amici sportivi appassionati della Serie A Femminile Team, bentrovati allo Stadio Comunale Palma Campania, dove scenderanno in campo nello scontro valevole la quarta giornata di Pool Salvezza, Pomigliano e Como. In tre alla battuta, Picchi viene chiamata fuori, allora si allontana anche Pastrenge, resta soltanto Camilla Lindberg. In due sulla barriera, Lindberg direttamente in mezzo. Pallone che resta lì, pericolo, e arriva la rete! Ha segnato il Como, Alma Ilai! Lindberg in mezzo. Colpo di testa che favorisce Alma Ilai, che si ritrova il pallone lì. Situazione sembra di nuovo un pallone nel mezzo, infatti è così. Pallone che passa, non c'è nessuno se non... la difesa del Como. Rizzon se lo trova lì! Giulia Rizzon! Vede la possibilità! La vuole sfruttare, la manda a segno! E 2-0 Como al 24esimo minuto con il proprio capitano! Bren, tiro, pallone che resta lì e Rizzon ne approfitta, fulmina Sara Setinia con il sinistro da fermo! Dalla formazione lombarda nelle prime frazioni, 17 dei quali appunto proprio nella prima mezz'ora, ma attenzione perché c'è Tati che entra in area di rigore, finisce giù, calcio di rigore. Rivediamo, il fallo è all'interno dell'area di rigore, ampiamente, che prende quasi nessun tipo di rincorsa, aveva segnato sul rigore anche all'andata proprio contro Maria Corenciova dagli 11 metri. Parte il numero 10 e la rete, la riapre il Pomigliano al 34esimo minuto e 2-1. Sigla perciò la settima rete stagionale. La formazione di casa, c'è ancora tutta una partita da giocare. Scontro lì a centrocampo, non c'è intervento del direttore di gara. Allora Beccari trova Pavan. Si apre dall'altro lato, prova anche la conclusione Matilde Pavan, c'era la rincorsa di Miriam Picchi, preferito tentare la conclusione in solitaria. Intanto può rientrare a giocare Beccari, Corelli nel mezzo, colpo di testa, si alza un piccolo pallonetto. Che due gol in questa stagione per il numero 10 del Como, trovati entrambi tra l'altro dopo l'85esimo. Sguardo in avanti, deviazione di Picchi, pallone che resta lì in anticipo e non è fallo per gioco pericoloso di Bail. Allora Pavan, Corelli rincorre, pallone per Bail, a tu per tu, Bail al 75esimo minuto ha segnato il Como, doppiamente di nuovo in vantaggio, 3-1 nel momento più difficile per il Como. Arriva l'intuito di Pavan che regala un assist perfetto per Bail, che impatta in altrettanto modo il pallone. Non può nulla Sara Setinia. Arriva il triplice fischio del direttore di gara e scacco matto del Como in casa del Pomigliano. Vince la squadra di Sebastian Della Fuente per 3-1.